Buongiorno cari amici, ben ritrovati qui a Pole Position su Canale Italia. Sono le 7 del mattino ed è una giornata da iniziare nel migliore dei modi, perché vogliamo parlare di un'azienda di successo della provincia di Trento, più precisamente di Isera, e salutiamo tutti i nostri telespettatori di questo bel territorio. È con noi il dottor Dario Zuberti, buongiorno. Buongiorno. Il dottor Zuberti rappresenta la CET Servizi. Si tratta di un laboratorio di prove materiali. Allora, dottor Zuberti, intanto cominciamo a spiegare questo. Certificazione di qualità dei prodotti, ma c'è dell'altro? Sì, ci occupiamo, siamo del settore dell'edilizia, ci occupiamo della certificazione dei materiali legati all'edilizia, quindi degli aggregati naturali, sabbie e ghiaie per capirci, aggregati riciclati, quindi sempre sabbie e ghiaie, ma derivanti dal recupero dei materiali di demolizione, quindi da rifiuto a risorsa. Settore importante da noi in Trentino Alto Adige è quello lapideo, certo. Quindi la marcatura delle pietre, che risulta importante perché si va su un mercato anche internazionale, quindi con porfido, tonalite, certo. Materiali calcarei. E le prove sui calcestruzzi e seguiamo un po' tutto quelle che sono le ricette. Quindi tutto quello che è qualità e sicurezza. Tutto quello che è qualità e sicurezza, sì, sicuramente. Dottor Zuberti, la peculiarità di CET è che è stata costituita da un gruppo di imprenditori che facevano già, se non sbaglio, questo mestiere, ma si sono uniti. Sì, sono un gruppo, sono 41 imprenditori che nel 2004 si sono trovati nella necessità e nella volontà di produrre con maggior qualità. Quindi hanno messo assieme le forze, hanno fondato un laboratorio, una SRL, che è in grado di seguirli, di verificare la qualità dei materiali e anche di accompagnarli nel ciclo produttivo e di verificare appunto anche la tecnologia che viene utilizzata in questi ambiti. Perfetto. Quindi veramente quando si suol dire l'unione fa la forza, certo. Questo è proprio il caso di dirlo. In tutto questo c'è un ruolo importante per la formazione, immagino del vostro personale anche. La formazione del nostro personale, ma anche la formazione all'interno delle aziende, dei nostri clienti. All'interno di ogni azienda per la produzione c'è necessità di personale, di tecnologi che abbiano formazione sia tecnica che sulla tecnica che sulla normativa di produzione, e questo è stato molto recepito dalle aziende. Ancor più c'è necessità nel mondo della progettazione e del controllo, perché poi chi progetta deve sapere quali materiali usare e chi dirige i lavori deve capire attraverso i certificati se quei materiali sono idonei per quel tipo di utilizzo. Chiaro, sono idonei o meno sostanzialmente. Beh. Ecco, questo è importante, la qualità. La qualità, cioè è veramente per voi una mania quasi, si può dire, un'ossessione. Un'ossessione, sì, sicuramente. È importante, è stata recepita bene, adesso noi lo rappresenta il nostro, la tipologia del nostro fatturato, perché delle 41 aziende, le 41 aziende che hanno fondato la società rappresentano il 40% del fatturato, quindi il 60% deriva da aziende terze, anch'esse ora con la necessità e la volontà di produrre con qualità per affrontare sia il mercato locale che poi i mercati internazionali. Internazionali, benissimo. Ancora 20 secondi, come si riassume il segreto del successo secondo CET? Secondo noi sicuramente sta tutto nel controllo della produzione, nella capacità di controllare la produzione sia per ottenere appunto questa qualità, ma anche per ottenere risparmio energetico, per ottenere ambiente sostanzialmente e rispettare l'ambiente stesso da cui noi alla fine traiamo la nostra materia prima, la nostra risorsa e certo. Il nostro lavoro. Benissimo, allora grazie al dottor Dario Zuberti della CET. Grazie. Grazie per essere stato con noi e domani mattina saremo ancora qua, se lo vorrete, per darvi la sveglia alle 7 puntuali sul 136 per partire in pole position.